Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è Milly Carlucci condurrà anche il prossimo anno lo storico show di successo della Rai, Ballando con le Stelle. La trasmissione va in onda dal 2005, con solo qualche breve pausa, ed è stato sempre condotto in tutte le 16 edizioni da Milly Carlucci affiancato da Paolo Belli. Ma chi ha deciso di mettersi in gioco nella prossima edizione di Ballando con le Stelle? Che tipo di preoccupazioni ci sono a riguardo? Milly Carlucci preoccupata per la nuova ballerina. La prossima edizione di Ballando con le Stelle, il più longevo talent show della Rai, tornerà a intrattenere milioni di telespettatori a partire da ottobre. Negli ultimi anni sono state 13 le coppie in gara e tutto lascia presagire che lo stesso accadrà il prossimo anno. Nello show si esibiscono 13 VIP affiancati da altrettanti ballerini professionisti. Nella passata stagione a vincere il programma è stata la coppia formata da Arisa e da Vito Coppola. Ma chi si metterà in gioco il prossimo anno? Cosa ha rivelato una possibile nuova ballerina? Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà quasi sicuramente Iva Zanicchi. La notizia non è ancora ufficiale, ma ormai tutto fa pensare che la storica cantante classe 1940 sarà una delle concorrenti del talent show in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Iva Zanicchi ha detto di aver preso la decisione a fatica, ma di essere stata convinta dalla conduttrice. Queste le sue parole a Super Guida TV. Ci ho pensato un po' prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. È una gran signora, non lo dico perché devo lavorare con lei, lo dico da tempo. Spero di trovarmi bene e di non finire in ospedale. Conoscendomi io voglio vincere. Iva Zanicchi pensa già a chi dovrà essere il suo ballerino ad accompagnarla in questa nuova e pazzesca avventura danzante, voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole una specie di maciste per trascinarmi. Negli ultimi giorni si era parlato anche di una partecipazione della cantante come concorrente del prossimo Grande Fratello VIP, ma lei stessa ha detto di non voler mettersi in gioco nel programma condotto da Signorini. Ha rivelato che al massimo in futuro potrà pensare a un ruolo da opinionista. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.